Il recupero arriva da due attività distinte e separate, una nel 2013, una seconda attività invece nel 2017, molto più tardi. I ladri non sono ladri occasionali, ma sono ladri che hanno comunque un mercato di riferimento, quindi dei ricettatori che chiamiamo noi in gergo ricettatori di primo livello, che tengono le opere per pochissimo tempo, per poi essere rivenduti a questi appassionati, questi acquirenti finali, che per noi sempre ricettatori sono, ma che diciamo sono appassionati di queste tipologie di beni d'arte. 16 armi antiche, 25 monete preziose, 114 medaglie rare, 2 volumi del Settecento, tutto restituito al Museo Filangieri in Via Duomo dopo anni di indagini del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e della Procura di Napoli. Erano state trafugate negli anni 90 e stamattina sono state ufficialmente riconsegnate dopo le operazioni di sequestro, riconoscimento, identificazione, ricerca storica e scientifica per tornare nel patrimonio del bellissimo museo voluto da Gaetano Filangieri e riaperto nel 2012 dopo 13 anni di chiusura. Accanto agli altri 3.000 oggetti di arti applicate, dipinti del Seicento napoletano e sculture dal XVI al XIX secolo, oltre alla biblioteca di 30.000 volumi. Un'altra bella giornata, per fortuna i nostri carabinieri, quelli del nucleo che si occupa del recupero delle opere d'arte trafugate, di questo immondo commercio che toglie i beni pubblici e privatizza per pochi, ci stanno dando da questo punto di vista dei bellissimi risultati in questa nostra città. Napoli è così piena di tesori magnifici e straordinari che richiede di essere conosciuta. Questo museo, che è una unicità di Napoli, secondo me va valorizzato, conosciuto e può essere la leva di questo importante progetto che è Via Duomo, la Via dei Musei.